Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini qui per raccontarvi la storia, una storia che è accaduta nella primavera del 1967. Venne qui a San Giovanni Rotondo Amerigo e Felicia. Vennero qui per incontrare Padre Pio. Che cosa era successo? Era successo qualcosa di drammatico nella loro vita. Avevano un figlio, Francuccio. Questa famiglia era di San Benedetto del Tronto. Francuccio era morto in sala operatoria, doveva essere operato alle tonsille. Purtroppo il medico, il chirurgo, sbagliò. Francuccio morì immediatamente per dissanguamento. I genitori non volevano denunciare il chirurgo, proprio perché erano delle persone molto profondamente religiose e non volevano portare dolore in altre famiglie, quindi affidarono tutto questo nelle mani di Dio e alla misericordia di Dio. Felicia venne insieme al marito qui a San Giovanni Rotondo per potersi confessare con Padre Pio e per poter appunto aprire il suo cuore. Era nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie, la chiesetta antica, aspettò il suo turno. Nel momento in cui si avvicinò al confessionale, Padre Pio con tanta dolcezza la confessò. Lei parlò di tutto, ma era talmente estasiata che dimenticò di raccontargli di questo suo grande dolore, della perdita del figlio. Appena aveva terminato, stava andando via, fu proprio Padre Pio che gli fece questa domanda: e di Francuccio non mi racconti niente? In quel momento racconta a Felicia che tornò nel suo grande e profondo dolore, da quel momento di estasi quasi che aveva avuto nel colloquio con Padre Pio, e raccontò, aprì il suo cuore raccontando, ecco, tutta quell'altra parte, quella del dolore, della sofferenza. Ma qui fu Padre Pio che le disse: stai tranquilla, Francuccio tornerà. Parole strane, parole che le fecero venire i brividi. Lei tornò a San Benedetto del Tronto con Amerigo. A un anno esatto da quella visita, la signora Felicia partorì un altro figlio che era molto simile a Francuccio. Infatti gli venne imposto il suo nome, Francuccio. E Francuccio, Franco, piccolo Franco, che tornò di nuovo in questa bella famiglia. E questa potremmo definirla come una incredibile, ma strana, ecco, incredibile storia di chi si affida alle mani di Dio.